Hanno scelto l'autonomia i cittadini di Monbaroccio e Tavoleto che domenica 17 aprile si sono recati alle urne per scegliere il futuro dei rispettivi comuni di residenza. A Urbino hanno votato oltre 5.000 elettori, il sì è a quota 82,5%, il no al 17,5%. A Tavoleto invece è andato alle urne per il referendum consultivo quasi il 70% degli aventi diritto al voto. In 365 hanno votato no e in 144 si sono espressi a favore. Dopo lo spoglio, il sindaco Nello Gresta ha deciso di rassegnare le dimissioni. La fusione per incorporazione, ha spiegato all'ANSA, avrebbe evitato il commissariamento del comune, che ha un disavanzo di bilancio di 73.000 euro per il 2015. Sarà ora il commissario prefettizio a stilare il bilancio di previsione del piccolo comune che conta 865 abitanti e se non ci riuscirà, dato che si tratta di un problema strutturale, il comune andrà in dissesto. Per quanto riguarda Monbaroccio è andato alle urne il 58,28% degli aventi diritto al voto, in 371 hanno votato sì, ma in 691 hanno espresso voto contrario alla fusione. A Pesaro invece ha votato più del 34%, pronunciandosi per il sì oltre 17.000 elettori, mentre per il no 8.723. Da quanto dichiarato dai sindaci non si andrà contro la volontà popolare. Prima o poi arriveremo alla fusione, ha detto Ricci, sicuramente fra qualche anno ci riproveremo. Mi dispiace perché ritengo che Monbaroccio abbia perso un'occasione storica. Tanti investimenti che avremmo potuto fare li faremo nel resto della città di Pesaro. Mi dispiace anche perché io credo fortemente in questi processi aggregativi, non vedo futuro nei prossimi anni per i comuni se non quello di mettersi insieme, soprattutto per i piccoli comuni, però insomma il referendum lo si fa apposta per sentire cosa ne pensa la gente. A Pesaro 2 su 3 hanno votato sì, a Monbaroccio è successo l'esatto contrario, quindi mi sembra sinceramente difficile che il comune e la regione possa andare avanti con dati di questo tipo, quindi la sovranità popolare è quella che ha l'ultima parola in fasi di trasformazione così importanti. Di certo ci riproveremo in futuro perché il tema dell'aggregazione dei comuni rimane e quindi in futuro sicuramente avremo altri processi di aggregazione e noi come Pesaro continueremo a spingere in questo senso, sperando che anche altre zone del territorio provinciale si mettano insieme in unione dei comuni e chi vorrà attraverso il referendum provare la strada della fusione secondo me farà sicuramente bene. Dispiaciuto anche il sindaco di Monbaroccio, Angelo Vichi. I cittadini si sono espressi in un certo modo e noi ne prendiamo atto e tiriamo avanti. Più che un'occasione, era un'occasionissima. Non so se definirla paura oppure in altro modo. Comunque, di certo, probabilmente non soltanto da noi, anche a Tavoleto, e mi dispiace anche per i tavoletani e per gli urbinati, evidentemente non si è ancora pronti per il cambiamento, ne prendiamo atto. Naturalmente poi non dobbiamo lamentarci se la nostra nazione è sempre quella che è il fanalino di coda in Europa, un motivo ci sarà. A chi chiede le sue dimissioni che cosa risponde? Ma rispondo a quello che ho detto già altre volte, le dimissioni si possono chiedere e le dimissioni verranno puntualmente rinviate al mittente. Noi siamo stati eletti per 5 anni per cercare di fare qualcosa di positivo. Abbiamo la fotografia del giorno in cui abbiamo preso questo comune per mano, era praticamente sul dissesto e abbiamo atti che lo confermano e quindi continueremo a fare quello che possiamo fare con le risorse che abbiamo, cercando di fare naturalmente il meglio. I tempi non sono i migliori, ma voglio dire la volontà c'è e quindi continueremo a lavorare per i cittadini, sia per quelli che hanno detto sì, sia per quelli che hanno detto no. Sull'argomento è intervenuto anche il consigliere di Area Popolare Mirko Carloni, secondo il quale l'esito del referendum ha sancito una sconfitta per entrambi i sindaci. Beh sì, perché questo referendum è partito molto tempo fa, all'inizio come un'imposizione che Pesaro voleva dare al territorio di Monbaroccio e quindi è stata vissuta dai cittadini di Monbaroccio come un'imposizione. Io ho incontrato più volte i loro consiglieri comunali, anche molti cittadini monbaroccesi che appunto non riuscivano ad accettarlo questo fatto perché ovviamente certe decisioni come fondere le proprie identità, la cultura e anche una storia come quella di Monbaroccio è difficile ed va rispettata la volontà dei cittadini, e va rispettata la democrazia e il risultato che c'è stato. E ritengo anche che è sempre più vera quella frase di Azeglio Ciampi che diceva appunto che l'Italia è unita dalle diversità e quindi in questo ci deve essere un rispetto anche delle piccole identità senza per forza fonderle e mescolarle.